Amici di RissoNews.com, il profumo del tartufo sarà il protagonista di questa nuova puntata. Ad aiutarci a scoprire come rendere appetitosa una farcitura con l'olio al tartufo è sempre il nostro amico Renato Pancini, il tecnico dell'azienda Molino Gatti. Bentornato Renato. Buongiorno Angelica. Oggi facciamo una pizza da gourmet, la pizza al fogherra. Per prepararla ci occorre una pallina ottenuta con metodo pollice, ottenuto con farina senza additivi, la rossa del Molino Gatti. Mozzarella. Useremo il fior di latte Murgella del caseificio Palazzo, della bresaola, del pomodoro a dadini Robo aromatizzato all'olio tartufato Robo, un po' di rucola, del parmigiano a scaglie e del tartufo fresco. Quindi quella che stiamo per preparare è una pizza da veri intenditori, perché useremo l'olio aromatizzato al tartufo, che regalerà proprio un tocco in più grazie al tipico aroma di questo fungo pregiato. Renato userà l'olio aromatizzato al tartufo dell'azienda Robo, ottenuto con un mix di oli extravergini selezionati e aroma di tartufo. Quest'olio andrà a insaporire i pomodori freschi semisecchi della Robo. Questi pomodori sono molto versatili in cucina. L'azienda Robo li taglia, li fa seccare al sole parzialmente durante il periodo estivo e poi li condisce con olio, aglio, pepe e basilico fresco. Quindi Renato, iniziamo a stendere la nostra pizza. Abbiamo qua la nostra pallina che è pronta per l'uso, Ha effettuato una completa maturazione dell'impasto. Un piccolo consiglio per i nostri amici pizzaioli è di andare a stendere la pallina dal lato opposto, praticamente andiamo a stendere la pizza di qua, perché andremo a farcire la pizza su questo lato qua, dove il condimento sicuramente avrà più grip. Per stendere la pizza usiamo lo spolvero di riso appositamente realizzato dal Molino Gatti. Andiamo a lavorare la pizza senza intaccare il bordo per non provocare l'effetto bruciatura, E oltretutto e visivamente per avere un bordo senz'altro più bello da vedere. Andiamo nel frattempo a eliminare la parte in eccesso di riso. La caratteristica principale del riso del Molino Gatti è che non brucia nel forno. Ora guardiamo con la mozzarella Murgella. Prepariamo così la base bianca che va in forno. La inforniamo nel nostro forno, che ricordo è un forno firmato Morello Forni. Nel frattempo aromatizziamo i nostri pomodori. Ecco Angelica, la nostra pizza è cotta. Quindi ora ci andiamo ad aggiungere gli ingredienti. Tutti gli altri ingredienti. Ed ecco voi realizzata la pizza al fogherra, la pizza di punta del mio locale. Ah, quindi è il tuo cavallo di battaglia. Senz'altro, Angelica. E adesso abbiamo svelato i segreti ai nostri amici pizzaioli. Ecco, Angelica, andiamo a tagliare la nostra pizza, così possiamo vedere anche la... Anche la croccantezza si può anche sentire. La croccantezza della pasta si sente proprio chiaramente. Per poi poter andare a vedere anche l'alveolatura. Ecco qua. Come vedi l'alveolatura è perfetta, indice di una perfetta lavorazione, ma soprattutto di un'ottima maturazione dell'impasto. Amici pizzaioli, potete inserire questa ricetta nella lista delle pizze speciali, quelle più originali, per i palati più esigenti. Siamo sicuri che sarà una pizza molto molto richiesta. In attesa di una nuova video ricetta, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima.